Risplende il sole a Sarezzo per la 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana, una classica per la categoria allievi, prova valida per l'Oscar Tutto Bici. Siamo con Laura Otelli, che è il factotum, l'organizzatore, con un gruppo di amici di questa classica. Un gruppo enorme di amici, altrimenti non faremmo nulla, anzi, colgo l'occasione per ringraziare loro che ci danno un vero sostegno, che si alzano la mattina alle 5, io arrivo sempre un po' dopo. E ringrazio anche le amministrazioni comunali perché sono sempre pronte a sostenerci, soprattutto dal punto di vista permessi, eccetera. È una classica ad ampio raggio, tocca la Valle Sabbia e poi ancora la periferia di Brescia per tornare qui a Sarezzo. Una corsa in linea, il bello del ciclismo. Sì, è una corsa che piace molto, abbiamo tenuto il solito percorso, anche la signora Tavana è legata a questo percorso e insomma adesso dobbiamo solo pedalare. Si ricorda Sergio Andrea Tavana dal 1946 al 77. Una frase importante, ha creato tempo di record, se n'è andato in fretta per schivare gli onori. Parole che vanno al cuore. Sì, la signora Tavana le scrisse e credo che siano la frase che accompagna sempre questa manifestazione, questo ricordo. Noi ricordiamo anche festeggiando con questi ragazzi, ma le persone di un certo tipo vanno ricordate e noi siamo contenti di essere arrivati alla 46esima, non aver mai saltato nemmeno un anno. Francesco Baruzzi è uno dei papabili a questo trofeo, Sergio Andrea Tavana. Ti senti in forma? Sì, dai, sono pronto per oggi, sarà una gara molto tosta, ci sono gli atleti della Forti Veloci che sono molto forti, sicuramente cercherò di fare una buona andatura sulla seconda parte dell'Odrino, poi farò la discesa abbastanza forte, dato che la conosco anche molto bene, poi si vedrà in fondo alla discesa a Casto chi sarà rimasto e poi vedremo cosa fare. Francesco Baruzzi è un ragazzo nato ciclisticamente con molta calma nel vivaio dell'Aspiratori Otelli. È cresciuto e quest'anno i risultati sono stati efficienti. Ce li vuole elencare? Sì, quest'anno sono andato molto forte, sono arrivato secondo al campionato regionale lombardo, terzo all'italiano su strada, sono campione provinciale di Brescia e ho fatto anche secondo alla Coppa d'Oro dietro a Magagnotti che oggi è qua pure lui. Vittoria numero? Tre. Tre vittorie nella stagione e qui con questa maglia l'anno prossimo passerai nella categoria juniores. Naturalmente resterai fedele al tuo team. Sì, resterò nell'Aspiratori Otelli anche l'anno prossimo. Avremo una squadra molto forte, verranno anche Loda e alcuni corridori della Mincio Chiese che li conosco tutti molto bene e non vedo l'ora di iniziare l'anno prossimo. Edoardo Caresia è il campione italiano su strada. Corre per la Forti e Veloci, una formazione che al Trofeo Tavana ha già vinto molti anni. Un tuo profilo, ce lo vuoi dire a coloro che ti stanno ascoltando? Dai, oggi è una gara molto dura, molto impegnativa e ecco. In poche parole hai già fatto tutti i fatti. Chi arriverà qui sul traguardo? Vedremo dopo. Tu però hai vinto il campione italiano su strada alla grande. Sì, ho vinto molto bene. È stata anche quella una gara molto dura, condizionata dal caldo, però oggi c'è molto freddo. Dove abiti? A Fornace, che è un paese vicino a Pergine, Valsugana. Qual è il campione che sogni di diventare? Pogacar. Insomma, non poco. Oggi hai detto è una corsa così, però sai, ci sono le salite dell'Odrino, ci sono poi la salita di Preseglie e poi ancora il Colle Sant'Eusebio e poi una lunga discesa e la strada che sale sempre piano piano fino a qui davanti all'azienda Aspiratori Otelli. Sì, l'anno scorso ho corso sempre qua. Mi ricordo molto bene che sulla prima salita, che è molto lunga, si era spaccato il gruppo. Sono rimasto col gruppo davanti. E sono arrivato all'arrivo con i migliori, però dato che non ho un buon sprint, diciamo che mi ha pagato un po'. E sì, vediamo di fare bene quest'anno. Quanto conta avere una maglia tricolore in corsa? Conta tanto, hai sempre gli occhi addosso, dà sempre una motivazione in più per far sempre bene. Ma voi siete una squadra agguerrita e forte, non solo tu. Eh sì, siamo molto forti, abbiamo una bella squadra, molto forte e agguerrita. E ecco.
e basta. Sì. L'anno prossimo dove sarai? Correrò per la Campana Imballaggi Trentino Geotex e sono molto contento di approdare in questa formazione nuova che ha molti stimoli per il futuro. Alessio Magagnotti è campione italiano cronometro a Sarche Trento, ha vinto in patria questa maglia tricolore. Una stagione la tua d'oro, ci vuoi descrivere i tuoi risultati annuali? Sì, una grandissima stagione, il campione italiano a cronometro lo puntavo da un bel po' ormai, dalla prima cronometro che ho disputato. Dopo, vabbè, sono riuscito a vincere un'altra corsa che puntavo molto, il Trofeo Squillario, con la rappresentativa del Trentino. Poi l'appuntamento che puntavo di più era Coppa d'Oro, è stato centrato e contentissimo della stagione fatta. E allora sei pronto per centrare anche il Trofeo Sergio Andrea Tavana? Non sarebbe male puntarlo, anche perché è una grandissima corsa, l'anno scorso l'ha vinta un trentino, Eli Andraus, quest'anno sarebbe bello ripetersi, insomma. Oggi sarà una corsa difficile da interpretare, dov'è che scatterai e arriverai da solo, a mani alzate? Non lo so, sicuramente sarà difficile, anche perché c'è Baruzzi, tratta di casa, che vorrà sicuramente far bene, cercheremo di tenerlo d'occhio. E magari se riusciamo a batterlo meglio. Un cordiale buongiorno dall'estate del ciclismo riservato alla categoria allievi con la classica 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana. Ci troviamo sulle strade della provincia di Brescia per la partenza che è avvenuta, come avete visto, proprio di fronte alla sede dell'Aspiratori Otelli con Laura e Mauro Otelli in prima linea. Abbiamo visto questa mattina la partenza anche Simone Pontara, il presidente della società organizzatrice l'Aspiratori Otelli Alchem Karin Baiocchi, e abbiamo intervistato anche Giusi e Dario Tavana, che andremo poi ad ascoltare nel corso della nostra gara, nel corso di questa nostra diretta. Le immagini che state vedendo si riferiscono a circa 40 minuti fa, al momento della partenza che è avvenuta poco prima delle ore 10, e per questa prova che, come abbiamo ascoltato anche dall'intervista, è una prova interamente in linea, prevede sostanzialmente tre salite principali. Dopo la partenza da Sarezzo si affronta la salita più impegnativa di giornata subito dopo pochi chilometri, la salita verso Lodrino. Intanto vedete proprio pochi chilometri dopo la partenza il passaggio di fronte all'azienda della famiglia Tavana con il battistrada Alessandro Morlacchi, che in quell'occasione aveva qualche metro di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Dicevo, si affronta subito la salita verso Lodrino, poi il Gran Premio della Montagna di Toiseglie e poi la ascesa verso il Colle di Sant'Eusebio, la picchiata verso Nave alla periferia di Brescia, dove poi la strada tornerà leggermente a salire fino sul traguardo di Sarezzo dopo 72 km e 400 metri. E con le immagini, con questa nostra sintesi che ci porta verso poi le fasi in diretta della corsa, ci troviamo a pochi metri dallo scollinamento, dal primo Gran Premio di Montagna di giornata, quello verso Lodrino, con vedete subito uno dei favoriti, Francesco Baruzzi, dell'Aspiratore Telli Alchem Karin Baiocchi, nelle prime posizioni, ed è stato un altro dei favoriti a fare l'andatura per buona parte della salita, vale a dire Edoardo Caresia, che abbiamo ascoltato nelle interviste pre-gara rilasciate a Silvano Rodella, e il campione italiano è stato lui che per diversi chilometri ha condotto il gruppo in salita. E quindi una salita che ha già fatto una notevole selezione, già tanti gli atleti che hanno perso contatto, poi ovviamente ci sta che ci sia un rallentamento per quanto riguarda le fasi centrali di corsa, ma per il momento dobbiamo dire che la partenza è avvenuta davvero molto molto forte. Vediamo ancora gli uomini della società di casa nelle prime posizioni, e come vedete sono rimasti una quindicina di atleti al comando in questa fase già iniziale di corsa. Abbiamo percorso circa 15 km di gara, quindi davvero una partenza velocissima per questi ragazzi che poi vanno a sprintare per il Gran Premio della Montagna.
del Premio della Montagna che se lo giudica il dozzale 31 Marco Loda. Questo è proprio il momento del passaggio al Gran Premio della Montagna, quindi è lui, diciamo così, colui che si aggiudica il Gran Premio della Montagna di Lodino. E a breve entreremo proprio con le immagini in diretta, ma prima di andare proprio con le immagini in diretta andiamo ad ascoltare, l'abbiamo intervistati subito alla partenza, è arrivata anche la signora Giusi con il figlio Dario per questa manifestazione. Lei ricorda suo marito da 46 anni, non è poco. Sì, non è poco, e se ritorno al pensiero che quando è andato via il suo papà Dario aveva 3 mesi e adesso mi trovo qui un uomo così, cosa posso dire? Siamo fortunati a esserci serenamente a ricordare il suo papà e il mio marito, e abbiamo costruito quello che lui voleva, perché lui si era impegnato molto sul lavoro, siamo riusciti ad andare avanti e questa è una bella soddisfazione. Fedeltà. Una bella persona e meritava. Fedeltà, dicevamo, costanza ed essere presenti ancora dopo 46 anni a dare l'opportunità a questi ragazzi di 17 anni di divertirsi con la bicicletta. Sì, in effetti era quello che volevamo alla fine quando abbiamo dato inizio a questo trofeo, era proprio per dare così l'occasione ai ragazzi di fare lo sport che lui avrebbe voluto fare e non ha potuto fare perché si era impegnato sul lavoro, aveva i campi da seguire, praticamente la sua vita sportiva era solo un sogno e vorrei che per gli altri fosse non sogno ma una realtà, questo è. E l'anno dopo che era morto avete trovato Giancarlo Otelli, dopo Giancarlo Otelli è là con Sergio Andrea a parlare di questa corsa e poi la figlia Laura e Mauro sono gli organizzatori. Sono stati bravissimi perché appena accaduto il fatto di Giancarlo tutti ci siamo chiesti come sarebbero andate le cose, con grande gioia abbiamo visto che i ragazzi hanno alzato la testa, hanno avuto coraggio, hanno preso in mano la situazione e vanno meglio di prima, posso dirlo Giancarlo, non arrabbiarti. Lei è una mamma orgogliosa. Sì, è giusto così perché le cose vanno bene, andiamo avanti bene e siamo qui, è un buon segno, vuol dire tutto fila giusto. Dario non è intenditore di sport in particolare, è amante dello sport. Oggi è nato di partenza il campione italiano su strada, ma poi c'è il campione italiano a cronometro e poi c'è Baruzzi Beniamino dell'aspiratore Utelli che quest'anno ha vinto corse importanti, è arrivato sul podio in altrettante corse importanti, domenica scorsa ha vinto il provinciale su strada. Cosa vuoi di più della vita, possiamo dire così? Penso che abbiamo un trio di persone che potranno darci una bellissima giornata di sport e quindi in bocca al lupo a tutti e un ringraziamento particolare agli Otelli che come tutti gli anni ci garantiscono una bella giornata. Ed abbiamo ascoltato Giusi e Dario Tavana e adesso è il momento di entrare in corsa, di entrare in diretta con le immagini al comando. Gruppo di 5 atleti, quindi già una notevole selezione come avevamo visto anche dal passaggio registrato della prima salita di giornata, quella verso Lodrino. 5 atleti al comando, abbiamo l'atleta di casa Baruzzi dell'aspiratore Otelli Alchem Karin Baiocchi, assieme a lui abbiamo il dorsale 13 Occofer, il dorsale 30 Piero, il dorsale 21 Idrizzi ed il dorsale numero 23 Magagnotti, fresco vincitore come abbiamo sentito anche dalle interviste pre-gala della Coppa d'Oro a Borgo Valsugana. E vedete che sono seguiti dall'autovettura neutra, quindi vantaggio di una quarantina di secondi nei confronti del resto del gruppo e come vedete si pedala fortissimi, due gli atleti della Forte Veloci nelle posizioni di testa del gruppo che quindi hanno tutto l'interesse a spingere a fondo in questa fase, ma non si è fatto trovare impreparato l'atleta di casa Francesco Baruzzi della Otelli che quindi fa parte anche lui di questo gruppo. E ci stiamo avvicinando alla seconda salita di giornata, quella del Gran Premio della Montagna di Preseglie che avverrà a breve, così avremo anche un po' un'opportunità di studiare quello che è il percorso. Il Gran Premio della Montagna di Preseglie è posto dopo 34 km di gara, praticamente poco prima della metà corsa. Per quanto riguarda questa 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana, abbiamo ascoltato prima della partenza anche Laura Otelli, sempre in prima linea a fianco dei suoi ragazzi che quest'oggi corrono, ma anche in prima linea dal punto di vista organizzativo. Poi nel corso della nostra sintesi andremo ad ascoltare anche il fratello Mauro, andremo ad ascoltare Simone Pontara, il presidente della
società organizzatrice, aspettatore d'hotel Alchem Karin Baiocchi, e quindi ci faremo compagnia per la prossima ora e 10, e io come sempre vi invito ad interagire con noi sul pagine social di Ciclismo Live su tutto BC Web. Stiamo seguendo per l'appunto questa manifestazione in diretta, quindi davvero non mancate di far sentire la propria voce, la vostra voce, e incitare gli atleti in prova riservata a atleti molto molto giovani che quindi sicuramente daranno il massimo quest'oggi, e noi come sempre incitiamo il ciclismo giovanile, e quindi per favore davvero interagite con noi, fateci sentire un po' anche i vostri pronostici, e poi vedremo se si andranno a consolidare o meno nel corso di questa nostra diretta. Ancora gli uomini al comando, il quintetto con Baruzzi, Occo, Ferraviero, Idrizzi e Magagnotti, qui inquadrato il portacolori della formazione di casa, poi invece immagini sul vincitore della Coppa d'Oro, campione italiano a cronometro, Magagnotti adesso a fare l'andatura, andatura velocissima in questa fase, davvero una partenza molto molto rapida, l'abbiamo già detto quando abbiamo visto le immagini del Lodrino, che non si sono risparmiati sin dalle prime fasi di corsa, si è spinto subito al massimo e adesso la strada qui torna a salire. In questa fase qui abbiamo anche l'occasione di vedere, e vedete come il vantaggio sia notevole, nonostante ci troviamo in un tratto in salita non si vede il gruppo avvicinarsi, questo sicuramente a testimonianza di come l'andatura è stata velocissima, conosce bene questa fase di corsa Baruzzi, che quindi ha colto l'occasione per voltarsi a destra e andare a capire quello che è il vantaggio nei confronti del gruppo. Ancora 5 uomini al comando nella fase in salita verso il Gran Premio della Montagna di Preseglie, e davvero una partenza velocissima. Adesso Occofer fatica un po' in coda al gruppo, anche Baruzzi perde qualche metro, non riusciamo a capire se è una strategia quella del corridore di casa, ma davanti Viero sta facendo un ritmo sostenuto e un vantaggio significativo superiore al minuto primo in questa fase, quindi sicuramente da dietro, se vogliono andare a rimontare sui 5 corridori al comando, devono organizzarsi il prima possibile. Non sarà facile perché lì nel gruppo ovviamente ci sono portacolori della Forti e Veloci, la formazione che ha nelle proprie fila anche il campione d'Italia, ma che soprattutto ha nelle proprie fila due dei 5 atleti che si trovano al comando, li vedete adesso inquadrati, Idrizzi e Magagnotti, e che quindi avranno la protezione dei compagni di squadra almeno in questa fase. Adesso c'è stato un atleta che ha perso leggermente contatto, Occofer ha perso contatto in questa fase, quindi rimangono in 4 al comando, è una situazione questa che sicuramente mette a dura prova gli atleti ma anche gli organizzatori, perché una partenza così veloce ha già creato distacchi importanti tra tutti gli atleti in corsa, e la strada verso il traguardo di Sarezzo è ancora di una quarantina di chilometri, quindi ancora tanto da pedalare per quanto riguarda questi atleti della categoria allievi, quando ci avviciniamo al passaggio dal Gran Premio della Montagna di Preseglie con i 4 uomini alla comando, Baruzzo, Viero, Idrizzi e Magagnotti. Vantaggio importante nei confronti del gruppo, mentre tra questi 4 uomini alla comando ed il Protone è presente Occofer, che faceva parte della fuga fino a qualche minuto fa e adesso ha perso contatto nel tratto in salita verso il Gran Premio della Montagna di Preseglie. Immagini per Viero che sta facendo l'andatura, seconda posizione per Magagnotti, poi abbiamo Idrizzi e a chiudere il quartetto il portacolori della formazione di casa Francesco Baruzzi, mentre siamo ormai allo scollinamento del secondo Gran Premio della Montagna di giornata, quello posto a Preseglie, primo GPM invece quello di Lodrino, che è stato vinto da Marco Loda con il dorsale di gara numero 31. 4 uomini al comando, vantaggio importante, forza che in questa fase sembra aver già preso una piega decisiva, ma ovviamente
vediamo, perché la strada verso il traguardo, come vi dicevo, è ancora molto lunga, da percorrere ancora 38 km, dei quali abbiamo la salita verso il colle di Sant'Eusebio, che inizierà tra circa 5-6 km. Lo scollinamento è posto a 28 km dalla conclusione. Il Gran Premio della Montagna vinto da Magagnotti della Forte Veloce. Adesso iniziamo la fase in discesa e cerchiamo anche di capire se Hockhofer avrà la forza di rientrare sugli uomini al comando. Certo che non c'è molto recupero tra questo Gran Premio della Montagna ed il successivo, mentre è ben più lunga la discesa che invece dal colle di Sant'Eusebio porta alla periferia di Brescia, località Nave, dove si svolta sulla statale a destra e si rinizia praticamente in direzione Sarezzo per gli ultimi chilometri pianeggianti o in leggero falso piano in salita. Questo è il passaggio dalla Gran Premio della Montagna, quindi vinto da Magagnotti, seconda posizione per Baruzzi, terzo Viero, quarto ovviamente Ibrizzi. E adesso fase di discesa questa. Vedete anche l'ottimo lavoro da parte delle scorte tecniche al seguito, che garantiscono la sicurezza degli atleti in corsa, assieme ovviamente ai direttori, ai presidenti, al direttore di corsa e a tutti i suoi collaboratori. Fase in discesa questa. Vedete a chiudere il gruppetto di testa Viero con il dorsale numero 20. Qui ovviamente pennella le curve Baruzzi, che conosce molto bene queste zone, essendo lui atleta di casa quest'oggi. Infatti vedete, guadagna anche qualche metro nei confronti degli altri. È ovvio che la strada verso il traguardo è ancora molto lunga, quindi Baruzzi sa benissimo che in questa fase è importante collaborare. Certo, non sarà facile per Baruzzi e Viero, perché con loro ci sono i due portacolori della Forti e Veloci, Ibrizzi e Magagnotti. Intanto ci segnalano il ritardo di un primo immediato inseguitore di circa 1 minuto e 20, mentre un gruppo più folto, forte di una decina di unità, è segnalato ad 1 primo e 30 secondi. Quindi a un distacco che ancora può essere recuperato, sarà tutto fondamentale capire come questi atleti affronteranno la prossima salita, quella verso il colle di Sant'Eusebio, e poi la lunga e successiva discesa, dove si possono raggiungere velocità importanti, e in quella fase davvero diventa difficile recuperare. Tanto noi con la nostra moto ci fermiamo per attendere e capire un po' quella che è la situazione alle spalle dei quattro uomini al comando: Baruzzi, Viero, Ibrizzi e Magagnotti. Questi i battistrada, siamo in attesa quindi dei più immediati inseguitori. Dovrebbe ancora esserci Hockhofer, che faceva parte della testa della corsa fino a qualche chilometro fa, perso contatto quando la strada ha iniziato a salire verso il Gran Premio della Montagna di Preseglie. Hockhofer che transita con una quarantina di secondi di distacco dagli uomini al comando, diventa quindi difficile per lui, atleta della formazione di Borgo Valsugana, andare a raggiungere della Veloce Club Borgo, andare a raggiungere la testa della corsa. Sicuramente sarà più importante capire qual è lo spirito alle spalle dei controattaccanti, perché soprattutto capire quanti atleti della formazione Forti e Veloci, la formazione dove milita anche il campione d'Italia Edoardo Caresia, quanti atleti fanno parte del gruppo degli inseguitori, perché sono ben 2 su 4 sulla testa della corsa. Se la loro presenza è bella nutrita anche tra gli inseguitori, possono scoraggiare un eventuale inseguimento da parte del gruppo. Gruppo comunque che si è ridotto, è forte di una decina di unità, quindi a testimonianza di come forse sia stata un'andatura subito velocissima nella prima salita verso Lodrino. E queste sono proprio le immagini del gruppo. Come vedete, una decina di atleti che stanno guidando l'inseguimento. Vedete la maglia della campione d'Italia Caresia al centro gruppo. Cerchiamo di capire lo spirito, non ci sembra una grande iniziativa da parte di questi atleti, probabilmente anche un po'
spaventati dalla presenza del campione d'Italia in questo gruppetto, che ovviamente si mantiene a ruota perché è davanti a due compagni di squadra e quindi può in questa fase, vedete, mantenersi ben coperto, così come possono mantenersi ben coperti, vedete, c'è un atleta dell'aspiratori Otelli, Alchem Karin Baiocchi, che quindi avendo davanti Baruzzi può stare ben coperto. È il dorsale di gara numero 6, l'atleta di casa che fa parte del gruppo degli inseguitori, Giona Bonomi, e lui, anche lui, così come la campione d'Italia Caresia, può in questa fase sfruttare il lavoro delle altre formazioni, che ovviamente devono in qualche modo andare a recuperare nei confronti della testa della corsa. Per il momento non sembrano avere una grande spinta per cercare di recuperare nei confronti dei quattro uomini al comando, ma la situazione potrebbe cambiare perché stiamo per iniziare la salita verso il colle di Sant'Eusebio. Tanto primo piano per Edoardo Caresia, forti e veloci il campione d'Italia della categoria allievi, che in questa fase si mantiene coperto, dicevamo, davanti a due compagni di squadra, Idrizzi e Magagnotti, assieme a loro anche Baruzzi e Viero. Vedete, una decina il gruppo di atleti che inseguono in questo gruppo. È stata una partenza velocissima, un po' come ci si poteva aspettare. Vedete, proprio in questa fase Caresia si porta in testa e va lui stesso a rallentare per andare a stoppare l'azione di inseguimento alla testa della corsa. Dorsale numero 31 in questa fase, Marco Loda della Camignone, è stato lui il primo a transitare al Gran Premio della Montagna di Lodrino. Lo vedete, un atleta della Ronco in seconda posizione. Queste sono formazioni bresciane, quindi formazioni di casa quest'oggi. Poi ancora un primo piano per il trentino della Forti e Veloce, il campione d'Italia della categoria, Edoardo Caresia, che si sta mantenendo bello coperto a ruota, magari con qualche ancora freccia in vista della finale, nel caso in cui gli uomini alla comando vengano poi raggiunti dal grosso del gruppo. Situazione che per il momento sembra sorridere alla testa della corsa. Vedete, non sembra esserci un ritmo importante alle spalle. Adesso con il numero 10 invece abbiamo Mattia Fracasso del Cycling Team Petrucci, che prova a fare un po' di ritmo in questa fase. Vedete, non c'è comunque una sostanza, vedete, sempre molto attento il campione d'Italia Caresia, che si porta, Edoardo Caresia si porta alle spalle dei coloro che provano a fare l'andatura, gli lascia qualche metro per non dare continuità all'azione e poi piano piano va a chiudere. Stiamo seguendo le immagini della 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana, quattro uomini alla comando, Baruzzi, Viero, Idrizzi e Magagnotti. Tra questi sicuramente alcuni dei favoriti della vigilia, quindi una situazione decisamente spettacolare qui al trofeo Sergio Andrea Tavana. Abbiamo ascoltato anche le parole della moglie di Sergio Andrea Giusi, del figlio Dario, che non mancano mai di essere presenti in questa manifestazione che da 46 anni ricorda Sergio Andrea Tavana, con l'impegno della attiratore Otelli Alchem Karin Baiocchi nell'allestire questa importante classica riservata alla categoria allievi. Siamo nella finale di stagione, ultima domenica di settembre, ormai ancora poche settimane prima poi della parola fine in questa stagione 2023 per quanto riguarda la categoria allievi, e poi davvero torneremo a pedalare prossimo anno con le grandi dirette sempre sulla piattaforma social Ciclismo Live, su Tutto Bici Web, quindi non mancate di seguire le dirette del ciclismo giovanile, non solo, sulle nostre piattaforme web. E anche in questa occasione non mancate di farci sentire il vostro supporto con commenti, con considerazioni, magari anche qualche pronostico.
Personalmente penso che sarà difficile per questi atleti andare a raggiungere la testa della corsa. Tanto tra coloro che ci seguono salutiamo Mauro Bissoli che sta seguendo probabilmente l'azione di Magagnotti con particolare intensità, e a breve andremo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato alla partenza a alcuni di coloro che sono un po' le colonne portanti di questa organizzazione, e poi torneremo sulla testa della corsa. Quindi andiamo ad ascoltare le interviste. Simone Pontara, il presidente del gruppo sportivo organizzatore Aspiratori Hotel Alchem Karin Baiocchi. Impegnato più che mai, una classica questa giunta a 46 anni di storia. Sì, il fatto che la signora Giusi ci tenga a ricordare il marito scomparso prematuramente ci spinge a fare del nostro meglio per mettere in pista la manifestazione nel migliore dei modi. È ancora più impegnativa perché è una classica, una corsa in linea. Sì, per i ragazzi pensiamo che sia una buona scuola, iniziano a vedere quello che può essere il loro futuro in una corsa che non è il solito circuito, ma si snoda fra due valli, è impegnativa per le tante intersezioni, il traffico, però è una bella manifestazione. Una corsa che vede la partenza appunto i ragazzi del Trentino, il campione italiano, e poi ancora il vostro Baruzzi. Baruzzi, terzo al campionato italiano a Boario Terme su strada, secondo al campionato regionale, ha vinto il campionato provinciale domenica scorsa e oggi, dopo 4 vittorie stagionali, oggi si presenta in grande spolvero. Sì, Francesco sta andando forte da tutta la stagione e come lui c'è comunque un nutrito gruppo di ragazzi che sono agguerriti e speriamo in un buon risultato. Un momentino parliamo della stagione dei vostri ragazzi, dagli esordienti, allievi e junior. La stagione è andata bene, senza dubbio, si vorrebbe qualche risultato in più, soprattutto per i ragazzi, per l'impegno che ci mettono, però non si può recriminare nulla. Perché voi avete tantissima passione in corpo, tu poi che hai corso in bici. Sì, ma Laura, soprattutto Mauro, che diciamo che sono la colonna portante del nostro gruppo sportivo, ci tengono che i ragazzi imparino a fare il mestiere e imparino a diventare degli ometti. E poi oggi impegnati con una schiera di appassionati sul percorso non indifferente. In tono un po' polemico voglio dirti che le nuove riforme dello sport non ci stanno aiutando. Non sei l'unico. Perché queste persone lo fanno davvero a titolo gratuito, di volontariato, e già l'età media è sempre molto alta. Manca il ricambio generazionale e non c'è. Cioè, davvero in maniera triste vedo che l'associazionismo e comunque l'organizzazione trova sempre più difficoltà. Mauro Otelli è impegnatissimo e dalle 5 che sta facendo un lavoro importante, quello dell'allestimento, della partenza e del traguardo. Lui vuole bene al ciclismo, suo padre gli ha insegnato a voler bene a questo sport, lui e sua sorella continuano con questa passione. Sergio Andrea Tavana da lassù ci sta benedendo perché la giornata è splendida, perché sono presenti i migliori ragazzi, il campione italiano Edoardo Caresia, ma non solo, e altri ragazzi allievi che hanno veramente onorato la stagione 2023. Mauro, complimenti. Grazie, grazie. E grazie a tutti quelli che ci danno una mano sempre, perché bisogna sempre ricordarsi che non solo io alle 5 ho cominciato, ma anche chi prepara tutto perché queste manifestazioni si svolgano sempre al meglio, in sicurezza, e che lo sport possa andare avanti sempre nel migliore dei modi. Perché è importante fare qualcosa per questi ragazzini, possiamo dire, che amano questo sport, che vanno in bicicletta. Sì, perché parlavo proprio ieri a cena con amici, riuscire a portare così tanti ragazzi nello sport, dargli uno scopo, una motivazione, farli crescere con un determinato spirito agonistico ma sano, non quello magari un po' così. Difficile da interpretare. Sì, esatto, esatto. E quindi sì, lo sport aiuta, quindi sempre avanti. Una corsa in linea, una corsa spettacolare, l'Albo d'Oro molto chiaro.
Tavana è sempre Tavana, quindi una gara difficile perché facciamo delle belle salite, soprattutto delle belle discese a cui i ragazzi veramente vanno a una velocità pazzesca, e è una gran bellissima gara. Gianni Pozzani è il direttore di organizzazione ed è impegnatissimo oggi perché le salite dell'Odrino e poi ancora il Preseglie e poi ancora il Colle Sant'Eusebio metterà a dura prova i ragazzi, ma anche voi con l'organizzazione. Sì, come già detto le altre volte, questa è una gara abbastanza difficile da gestire proprio per il percorso che andiamo a toccare sia dalla Val Trompia sia la Valsabbia e poi anche la discesa quando torniamo sulla zona di Nave. I ragazzi, come hai detto tu, impegnativo per loro ma anche per noi. Certo, l'esperienza che ha anche l'aspiratori Otelli, dove ha coperto tutti i bivi, dove abbiamo tutto il personale con esperienza, questo ci comporta di essere un po' meno preoccupati. E poi in altri di partenza il campione italiano Edoardo Caresia, poi Alessio Magagnotti, plurivittorioso quest'anno, e Francesco Baruzzi. Si daranno ulteriormente battaglia e perciò la selezione verrà sicuramente più difficile. Ma parlavo proprio prima con Rossi e Labusi, gli ho detto abbiamo qua tre o quattro ragazzi forti, mi auguro, ci auguriamo noi come direzione corsa che non inizino ad attaccare il Lodrino, perché vuol dire che avremo i ragazzi da tutte le parti ancora prima del Preseglie e prima della salita dalle coste. Ci auguriamo che sia un momentino calmo che partano in cima. E gli atleti sicuramente non hanno ascoltato le parole della direzione di corsa di Pozzani, perché davvero appena hanno avuto l'occasione, sin dall'Odrino hanno iniziato a spingere a fondo, e adesso abbiamo quattro atleti al comando, vantaggio di un primo e 15 secondi nei confronti di un gruppo forte di una decina di unità, di 10 atleti. All'inseguimento abbiamo Buonomi, Colosio, Martinelli, Caresia, Marocchi, Ospizio, D'Andrea, Franceschini, Loda e Fracasso, con un ritardo di un primo e 15 secondi dalla testa della corsa, invece ancora composta da Baruzzi, Viero, Idrizzi e Magagnotti. A breve torneremo con le immagini in diretta, ormai vicini allo scollinamento dell'ultima salita di giornata, quella del colle di Sant'Eusebio, e poi ci sarà la lunga discesa che in questi anni abbiamo imparato a conoscere. Eccoci con le immagini in diretta, ancora quattro uomini al comando, ancora assieme in questa fase in salita verso il Gran Premio della Montagna. Vedete gli atleti della Forte e Veloci, Idrizzi e Magagnotti nelle prime posizioni. Poi alla loro ruota Viero con il dorsale numero 20 e Baruzzi con il dorsale di gara numero 1, l'atleta di casa della Aspiratori Otelli Alchem Karin Baiocchi. Ormai vicini allo scollinamento dell'ultima salita di giornata. Ultime fasi in salita prima poi della lunga e veloce discesa che porterà la corsa fin sul traguardo, e traguardo che vi ricordo è posto di fronte alla sede dell'Aspiratori Otelli. Vediamo di darvi anche quello che è l'immagine che arriva dal traguardo in questo momento. Eccoci, vedete ovviamente ancora il pubblico è presente sulla strada, e poi a breve ovviamente sì concentrerà nelle fasi finali di corsa sul traguardo. A breve, dicevamo, torneremo con le immagini in diretta. Siamo ormai in vista dello scollinamento dal Gran Premio della Montagna, e ovviamente si va a sprintare in questa fase per il GPM. Ancora qualche istante prima poi di tornare con le immagini in diretta. Gran Premio della Montagna che è stato vinto da Magagnotti davanti a Viero, e poi terza posizione invece per Baruzzi e Idrizzi a chiudere il quartetto di testa. Inizia la discesa, questa lunghissima discesa verso Nave, la discesa veloce dove si toccano velocità importanti, anche atleti della categoria allievi possono fare grande velocità in questa discesa. Ampia strada che dà quindi la possibilità di percorrere questo tratto in piena sicurezza, e conosce sicuramente molto bene
questa fase Baluzzi, il corridore di casa, che quindi avete visto approdare proprio questi primi tornanti della discesa in prima posizione. Sarà lui verosimilmente a guidare proprio questa lunga discesa verso nave, e poi seguiremo gli ultimi chilometri invece pianeggianti o in falso piano, che tende leggermente a salire verso il traguardo. 28 km poco meno alla conclusione, abbiamo una fase di discesa abbastanza lunga, una decina di chilometri poco meno di discesa. Adesso Baluzzi si porta, vedete, in coda al gruppetto, sono gli uomini della Forte Veloci che stanno facendo l'andatura. Fase più tecnica questa della discesa, poi diventa molto veloce nel finale. Baluzzi ne approfitta anche per alimentarsi. Facciamo una giornata abbastanza fresca, quindi anche l'alimentazione diventa fondamentale. In questa fase. E una discesa molto rapida che ci porterà praticamente negli ultimi 20 km di corsa la situazione. Abbiamo 4 uomini al comando: Baluzzi, Viero, Idrizzi e Magagnotti. Alle loro spalle, con un primo e 15 secondi, invece un gruppo di 10 atleti: Bonomi, Colosio, Martinelli, Caresia, Marocchi, Ospizio, D'Andrea, Franceschini, Loda e Fracasso. Che inseguono ad un primo e 15 secondi e che sicuramente, se vogliono avere una chance di cogliere il successo a breve, dovranno in qualche modo cercare di recuperare nei confronti della testa della corsa, dei 4 uomini al comando. La nostra moto che a breve tornerà in diretta nella discesa velocissima che dal Colle di Santo Stelvio porterà la corsa a nave, dove si tornerà in pianura per concluderci poi sulle immagini che vedete adesso, ovvero sul traguardo, dove andremo a conoscere il vincitore della 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana. Ancora qualche istante prima di tornare in diretta. Come sempre vi invito a commentare, ad interagire con noi, farci sapere il vostro pronostico e le vostre sensazioni in diretta. Salutiamo Pietro che incita il team Feralpi. Dani invece incita Riccardo. Una discesa nella quale difficilmente il gruppo riuscirà a recuperare. Il plotone dovrebbe riuscire a guadagnare qualcosa nei confronti della testa della corsa quando la strada tornerà in pianura. Lì sarà importante capire quelle che saranno le dinamiche all'interno del gruppo di testa, dove sono due atleti della Forte Veloce che sicuramente hanno tutto l'interesse ad evitare una fase di studio nella quale davanti si può perdere qualcosa. Ora a breve torneremo con le immagini in diretta. Ed eccole qua, le immagini in diretta. Primo piano per Viero, che viene affiancato dai due portacolori della Forti e Veloci. E anche Baluzzi in seconda posizione. Come vi dicevo, i tornanti, una discesa molto rapida. E quindi tanto centro abitato di Caino per la testa della... Questo significa siamo a 23 km dalla conclusione. Cerchiamo di capire anche quel distacco dei più immediati inseguiti. Adesso è Baluzzi di che ritmo proprio nel centro abitato di Caino. La posizione per Idrizzi, davanti a lui Viero,
quindi Magagnotti e Baluzzi in prima posizione. Baluzzi spinge le curve in questa fase, si conosce alla perfezione questa discesa con i suoi direttori sportivi, sicuramente provato questo finale di corsa. Non sarà facile per il portacolore di casa, perché si trova con ben due atleti della formazione trentina forti e veloci, Idrizzi e Magagnotti, che sicuramente cercheranno di far valere la superiorità numerica nelle ultime fasi di corsa. 22 km alla conclusione, quindi ormai poco meno di 30 minuti alla termine di questa 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana, organizzazione a cura dell'aspiratore Otelli Alchem Karin Baiocchi, con il presidente Simone Pontara, Laura e Mauro Otelli in prima linea come sempre. Abbiamo sentito anche le parole di Giusy Tavana insieme a Dario, il figlio. Un primo e 30 secondi il ritardo del gruppo, che quindi non cambia. Vi dicevo, questa è una fase, specialmente nel tratto in discesa, in cui non è facile recuperare, perché è una discesa molto veloce. Sarà importante capire dopo il centro abitato di Nave invece qual è la situazione, perché da quel momento, se davanti c'è un rallentamento, allora dietro possono cercare di spingere a fondo e ricucire questi 90 secondi che separano i quattro uomini al comando dal resto del gruppo. Sempre un po' dal gruppetto Baruzzi, che in questa fase sicuramente starà pensando a come affrontare la finale, come cercare di beffare i due portacolori della forte e veloce, Idrizzi e Magagnotti. Magagnotti, fresco vincitore poche settimane fa della Coppa d'Oro, e che vuole aggiungere un'altra classica a questa sua stagione 2023, mentre Viero adesso in prima posizione, sale di gara numero 20. Fase questa molto tranquilla nella discesa, si spinge a fondo, una discesa molto veloce come vi dicevo. Come sempre commentate, fateci sentire la vostra voce. Martina D'Amico ci chiede: sarebbe interessante poter vedere anche i ragazzi del gruppo grande, non solo i primi. Ciao Martina, abbiamo fatto vedere pochi minuti fa i 10 uomini all'inseguimento e sfortunatamente il distacco è notevole adesso, 1:30, quindi ovviamente la nostra moto deve bilanciare quelle che sono le situazioni di corsa. Se si avvicineranno, ovviamente andremo a capire quella che è la situazione alle spalle, ma in questa fase ci sembra giusto rimanere concentrati su questi quattro atleti che ormai da diversi chilometri stanno animando la corsa, la 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana, e lo stanno facendo con grande impegno e quindi meritano sicuramente tutta l'attenzione della casa, perché tra questi quattro verosimilmente c'è il nome del vincitore dell'edizione 2023 del trofeo Sergio Andrea Tavana. Quindi cerchiamo sempre di mantenerci in questa fase nelle posizioni dove la corsa si sta decidendo, perché ci avviciniamo sempre di più alle fasi conclusive, ormai siamo a meno di 20 km dalla conclusione, quindi davvero sempre più vicino l'epilogo, e in questo frangente, essendo in discesa, si percorre tanta strada. Tanto la nostra moto ha rallentato e a breve ci farà vedere qual è la situazione alle spalle, quindi avremo anche un po' quella che è la situazione alle spalle dei quattro uomini al comando, e cercheremo di capire chi sta guidando l'inseguimento alla testa della corsa. Dicevo, una fase questa delicatissima, perché sta continuando alla grande l'azione degli uomini al comando, e dietro, se vogliono chiudere, se vogliono in qualche modo andare a recuperare, devono muoversi il prima possibile, perché il traguardo è sempre più vicino. Quando arriveremo nel centro abitato di Nave, mancheranno 18 km alla conclusione, siamo ormai a circa 20 km dal termine, quindi sempre più vicino l'epilogo del trofeo Sergio Andrea Tavana, organizzazione, dicevamo, a cura dell'aspiratore Otelli Alchem Karin Baiocchi.
la partenza questa mattina da Sarezzo, poi il primo Gran Premio della Montagna a Lodrino, il secondo a Preseglia. Adesso abbiamo da poco affrontato l'ultima salita di giornata, quella del verso il Colle di Sant'Eusebio, e abbiamo già superato quota 50 km percorsi dei 72 km e 400 metri totali in programma quest'oggi per questa classica di fine stagione riservata alla categoria allievi, che da 46 anni ricorda l'impegno di Sergio Andrea Tavana con la famiglia, la moglie Giusi, il figlio Dario, ma anche ovviamente tutte le colonne della formazione dell'aspiratore Otelli Alchem, Karin Baiocchi, il presidente Pontara, Laura e Mauro Otelli, che assieme a Simone hanno preso in mano la gestione di una delle formazioni storiche del ciclismo bresciano e non solo, una delle formazioni che accompagna i ragazzi dalla categoria G1 fino alla categoria internazionale degli juniores, quindi sicuramente un unicum forse a livello nazionale. Sono poche le formazioni che riescono a coprire tutte le categorie. Tanto eccoci qua in testa, scusate, con gli inseguitori, i 10 uomini che inseguono: Bonomi, Colosio, Martinelli, Caresia, Marocchi, Ospizio, D'Andrea, Franceschini, Loda e Fracasso. Però vedete, non sembra esserci molto accordo, e Caresia si porta al comando forte della sua maglia tricolore, quasi come per rallentare l'inseguimento. Adesso invece è Ospizio con il dorsale di gara numero 11 che porta il suo impegno, ma lì sia Caresia che Bonomi, che hanno davanti dei compagni di squadra, hanno tutto l'interesse a bloccare l'inseguimento. Quindi vedete, sembra esserci un po' di rassegnazione in questa fase tra coloro che inseguono. Infatti un primo e 40 secondi per il gruppo che vediamo adesso inquadrato. Diventa sempre più difficile per questi atleti recuperare nei confronti della testa della corsa. Tanto località Nave, 18 km alla conclusione, ultime battute, e vedete anche l'autovettura del commissario si porta davanti, e qui c'è eloquente questa immagine che ci mostra i 10 più immediati inseguitori che occupano l'intera serie stradale, un po' rassegnati a un epilogo che sicuramente molti di loro non approvano, perché davanti solo in due atleti di questo gruppo hanno dei compagni di squadra, tutti gli altri sono rimasti invece tagliati fuori da una fuga che comunque vada è nata di forza, perché è nata dopo il passaggio dalla salita di Lodrino, che è stata affrontata velocissima, e quindi in questo frangente possiamo dire che gli uomini che sono davanti sicuramente hanno dimostrato fino a questo momento, lo stanno facendo ancora, di avere tutte le carte in regola. Intanto con il dorsale 46 Martinelli, poi arriva con il dorsale 50 Colosio, che chiede informazioni alla nostra moto su quella che è la situazione davanti. Forse neanche loro si aspettavano un inizio velocissimo come quello che c'è stato oggi, e quindi la situazione adesso vede i quattro uomini al comando: Baruzzi, Viero, Idrizzi e Magagnotti, e all'inseguimento abbiamo questi 10 atleti che abbiamo intravisto, abbiamo visto per qualche minuto. 10 uomini: Bonomi, Colosio, Martinelli, Caresia, Marocchi, Ospizio, D'Andrea, Franceschini, Loda e Fracasso. E pensate, a 3 minuti e 40 un ultimo gruppo che quindi accusa un ritardo di quasi 4 minuti dalla testa della corsa. È stata una gara che si è accesa subito sin dalla salita del Lodrino, e quindi la selezione c'è stata ed è stata notevole. È una salita importante quella del Lodrino, con lunga, con pendenze sicuramente difficili per questi ragazzi, e quindi c'è stata subito una bella selezione. Adesso un primo e 40 il distacco degli uomini che abbiamo visto in precedenza inquadrati. La nostra moto si sta riportando sui quattro battistrada, perché ovviamente è lì che a questo punto verosimilmente si andrà a decidere la corsa. Noi, parlando proprio di finale, vi facciamo vedere ancora una volta ciò che è la situazione all'arrivo. Queste le immagini che ci arrivano proprio dal traguardo, con il rettilineo finale che ormai abbiamo imparato a conoscere
lo stesso rettilineo nella quale si conclude anche la prova mattutina della Challenge Otelli, riservata alla categoria Juniores. Quest'oggi invece sono in scena i ragazzi della categoria allievi per la 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana, organizzazione a cura dell'aspiratore Otelli Alchem Karin Baiocchi. Ormai circa 16 km alla conclusione, quindi sempre più vicino l'epilogo, e cerchiamo di entrare anche nella testa di quelle che sono le emozioni degli uomini che si trovano al comando, dei quattro ragazzi che stanno guidando la corsa. Baluzzi, che vorrebbe regalare ai suoi dirigenti un bel successo quest'oggi, ma non sarà facile, perché assieme a lui abbiamo Viero con il dorsale di gara numero 20 e poi una coppia della Forte e Veloci, Idrizzi e Magagnotti, mentre Viero della Bruno Gaiga. La situazione quindi sembra sorridere agli uomini alla comando. La nostra moto si sta riportando velocemente sulla testa della corsa. A breve avremo le immagini in diretta con i quattro battistrada che velocemente si stanno indirizzando verso il traguardo di Sarezzo, dove dopo 72 km e 400 metri si concluderà questa 46esima edizione del trofeo Tavana. La classica, tanti i nomi prestigiosi inseriti in questo albo d'oro. Scorso anno Andreaus, ma scorrendo l'albo d'oro ci sono sicuramente nomi importanti che hanno scritto il proprio nome in questo prestigioso albo d'oro. Pensate, sì, un albo d'oro che va fino al 1979, la prima edizione, 78, la prima edizione, da quel momento ininterrotta per 46 edizioni, anche negli anni difficili della pandemia, nel 2020 e nel 2021. Gli organizzatori hanno voluto onorare al massimo la memoria di Sergio Andrea Tavana anche con l'allestimento di questa manifestazione. Stiamo per entrare nella periferia di Brescia, quindi sempre più vicino l'epilogo, e tra poco gli atleti entreranno anche nella statale della Valtrompia, che li accompagnerà fino agli ultimi centinaia di metri, dove poi si svolterà a sinistra per entrare nella zona industriale di Sarezzo, dove si concluderà la prova dopo 72 km e 400 metri. È aumentato ancora il vantaggio, siamo ormai a circa 13 km dalla conclusione. Località Stocchetta. E davanti ancora un bel vantaggio nei confronti della testa della corsa. Eccoli i battistrada con Viero della Bruno Gaiga in prima posizione. Ormai poco più di 10 km dalla conclusione, 12-13 km dalla termine. Vedremo se ci saranno giochi di squadra da parte degli uomini della Forti e Veloci. Magagnotti, lo abbiamo sentito prima della partenza, vorrebbe far bene quest'oggi. Fresco vincitore della Coppa d'Oro, a casa sostanzialmente, in casa, ma dovrà confrontarsi con colui che oggi corre in casa, vale a dire Baluzzi. Località Concesio, poco più di 10 km dalla conclusione, quindi davvero ormai battute conclusive per questa classica riservata alla categoria allievi. Per il momento non manca l'accordo sulla testa della corsa,
ma siamo sicuri che a breve la situazione potrebbe cambiare, quando ormai ci sarà la sensazione che il gruppo non possa più rientrare. A quel punto potrebbero iniziare gli scatti e un po' anche le strategie, e magari proprio gli uomini della Forte e Veloce potrebbero... Intanto aumenta notevolmente il vantaggio nei confronti del gruppo dei più immediati inseguitori. I 10 sono a 3 minuti primi. Quindi 3 minuti tra i 4 uomini al comando e i più immediati inseguitori. Sarà tra questi 4 atleti il nome del vincitore dell'edizione 46 del trofeo Sergio Andrea Tavana. Potrebbe essere l'atleta che vedete adesso inquadrato, Magagnotti, campione italiano della categoria, fresco vincitore della Coppa d'Oro. Potrebbe essere invece Viero, lo vedete adesso in seconda posizione, oppure Drizzi, campione di, compagno di squadra di Magagnotti. E magari gli appassionati locali sperano in una vittoria di Baruzzi, che potrebbe davvero regalare una gioia agli organizzatori. Questi 4 andranno a giocarsi il successo. Magagnotti, che quest'anno ha già conquistato 15 successi, quindi atleta che non ha bisogno di presentazioni. 3 le vittorie per il suo compagno di squadra Idrizzi, 2 le vittorie per Viero, mentre 3 i successi di Baruzzi, che ha ottenuto anche 6 secondi posti e 4 terzi posti. Quindi, se andiamo a fare una rapida somma delle vittorie ottenute tra i 4 uomini al comando, abbiamo 15, 18, 20, 23 successi soltanto tra i 4 uomini che stanno guidando la corsa. Questo testimonia la qualità del quartetto al comando. Nonostante un percorso difficile che magari può scoraggiare tante formazioni a prendere il via qui al trofeo Tavana, alla fine sono i grandi protagonisti della stagione 2023 che vanno a contendersi il successo. Magagnotti, uno dei dominatori di questa stagione con 15 vittorie, il suo compagno di squadra Idrizzi, entrambi della Forti e Veloci, Viero della Bruno Gaiga e il beniamino di casa Francesco Baruzzi della Otelli Alchem Karin Baiocchi. Questi 4 uomini al comando, questi coloro che si giocheranno il successo dopo 72 km e 400 metri. Per il momento ancora ottimo l'accordo, quindi non stanno giocando di tatticismi, anche se potrebbero averne tutte le possibilità, perché il vantaggio nei confronti del gruppo è di 3 minuti primi, quindi vantaggio . Intanto c'è chi ci chiede se c'è qualche bresciano in testa. Sì, c'è Baruzzi, Francesco Baruzzi, l'atleta di casa. Sempre, vedete, inquadrato adesso. Tanto belle parole da parte di Mauro nei confronti di Calesia, che si conferma, dice lui, uomo squadra. E lo abbiamo visto, sempre a proteggere l'azione dei compagni di squadra, Idrizzi e Magagnotti, che si trovano davanti e si stanno giocando il successo assieme a Viero e Baruzzi. Ormai gli ultimi 10 km di corsa di questa 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana. Questo finale
grandi emozioni come sempre con il grande ciclismo qui al Trofeo Tavana. E ci piacerebbe sentire qualche pronostico da parte di coloro che ci stanno seguendo. Ovviamente la presenza dei due atleti della Forti e Veloci potrebbe essere sicuramente un vantaggio in questo finale di corsa. Qui si vedete la strada sale leggermente. Intanto Ruggero ci dice: dopo la Coppa d'Oro Baruzzi sarà molto deciso, ma Magagnotti è troppo forte. Queste le parole di Ruggero Vicentini. Magari Magagnotti potrebbe cercare di favorire Idrizzi, suo compagno di squadra, che ha sì 3 vittorie, che sono comunque tante, ma non sono le 15 di Magagnotti. Quindi potrebbe cercare magari un gioco di squadra, cercare di favorire il compagno. Beh, lo sapremo tra poco, perché ormai siamo negli ultimi 10 km di corsa. E quindi tanto vi ricordo l'appuntamento domenica prossima sulle strade del piccolo Giro di Lombardia, sempre in diretta con il commento di Paolo May, sempre sulla piattaforma Ciclismo Live, tutto BC Web. Il grande ciclismo dalle categorie minori fino alle categorie internazionali. Tanto località Villa Carcina per la testa della corsa per i 4 uomini al comando. Sempre più vicino l'epilogo, 6 km e 500 metri alla conclusione. Un finale questo molto tattico. Per il momento continuano a darsi cambi, ma ormai ci avviciniamo sempre di più agli ultimi 5 km, quindi non so quanto possa continuare questa situazione. Per il momento cambi regolari. Il vantaggio nei confronti del gruppo è più che confortevole. Circa 3 minuti primi all'ultimo rilevamento cronometrico, quindi impossibile per il gruppo dei 10 più immediati inseguitori rientrare sulla testa della corsa. Non ci piace ricordare ancora una volta chi sono i 10 immediati inseguitori, vale a dire Bonomi, Colosio, Martinelli, Caresia, Marocchi, Ospizio, D'Andrea, Franceschini, Loda e Fracasso. Ma adesso la corsa è tra quelli che vedete inquadrati adesso, tra i 4 uomini al comando, che ormai lo sono da diversi chilometri. Già da prima del passaggio dal Gran Premio della Montagna di Sarezzo erano in 5, scusate, di Preseglie, erano in 5, faceva parte di questo gruppo anche Occofer del Veloce Club Borgo, che poi però ha perso contatto nella salita verso Preseglie, è stato raggiunto e staccato anche dai più immediati inseguitori. Quindi vedete adesso la pressione anche sulle spalle Francesco Baruzzi, località Pregno, per gli uomini al comando. Ormai 5 km alla conclusione per questi atleti, 5 km e 400 metri per loro al termine di questa fatica mattutina nell'ultima domenica di settembre. Appuntamento classico con il trofeo Sergio Andrea Tavana. Ultima posizione per Baruzzi, che starà pensando nella sua testa, cercare di inventarsi qualcosa per impedire quella che sembra essere una possibilità, ovvero i due uomini della Forti e Veloci favorirsi a vicenda. Baruzzi cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai due atleti della formazione trentina. Per il momento cambi regolari, tutto sotto controllo almeno in questa fase. A breve entreremo nel centro abitato di Sarezzo, che attraverseremo nella sua integrità prima poi di raggiungere la zona industriale e in quel momento andare di fronte alla sede della Spiratori Otelli, dove si concluderà la prova. Simone Seresini ci chiede: il gruppo ha un ritardo di oltre 3 minuti primi, e parliamo di un gruppo, ma è un gruppo forte di 10 unità. La selezione è stata davvero importante quest'oggi, hanno affrontato la salita di Lodrino sprombattuto, andando subito ad aumentare e a staccare molti degli atleti che avevano preso il via questa mattina. E adesso la situazione vede al comando un gruppo di 4 atleti, Idrizzi e Magagnotti per la Forti e Veloci,
Viero della Bruno Gaiga e Baruzzi della formazione di casa, Aspiratori, Otelli, Alchem, Karin, Baiocchi. Questa è la situazione a ormai meno di 5 km dalla conclusione. Vi chiediamo un pronostico, ma sappiamo che non è facile, perché certo la Forte e Veloci sembrano essere favoriti, ma il ciclismo è uno sport strano in cui il gioco di squadra non sempre riesce, quindi vedremo se andranno a far valere questa superiorità numerica oppure se ci saranno sorprese in questo finale. Stiamo entrando località Cogozzo con la testa della corsa, quindi ultimi chilometri. Circa 4 km dalla conclusione. Baruzzi cerca di capire la situazione, cerca di capire quelle che sono le energie rimaste. Per il momento dobbiamo sottolineare l'ottimo sportività di tutti gli atleti che fanno parte della testa della corsa, che non si sono mai risparmiati, non hanno mai rifiutato un cambio, e quindi per il momento sono loro in testa tutti assieme. Vedremo se nel finale cambierà la situazione con magari un tentativo di allungo proprio negli ultimi chilometri. Per il momento tutto regolare, tutto tanto. Località Sarezzo, si entra nel centro abitato di Sarezzo, che dicevo sarà attraversato interamente prima poi di svoltare a sinistra ed entrare nella zona industriale, dove si concluderà la prova di fronte all'azienda della Aspiratori Otelli. Finale, grandi emozioni questo, e vedremo chi sarà il portacolori, il corridore che andrà a scrivere il proprio albo d'oro, il proprio nome in questo prestigioso albo d'oro. Attenzione ovviamente a questi due atleti della Forti e Veloci, che corse ne hanno già vinte tante e che vorrebbero aggiungere un successo prestigioso. Fare l'andatura è Magagnotti, poi invece a chiudere il gruppetto Baruzzi, davanti a lui Idrizzi e quindi Viero. Questi gli uomini che ormai da diversi chilometri abbiamo imparato a conoscere. Dicevo 23 vittorie se andiamo a sommare tutte le vittorie ottenute dagli atleti che si trovano a giocarsi questo trofeo Tavana, a testimonianza davvero di una qualità importante degli atleti al via, che non mancano mai di onorare questa prestigiosa manifestazione. Ormai ultimi chilometri di corsa, con l'emozione che sale anche nei ragazzi. Viero, vedete, in prima posizione, dietro di lui è Idrizzi, poi Baruzzi e Magagnotti a chiudere il quartetto. Siamo nel centro abitato di Sarezzo, si affronta questa rotonda con Viero in prima posizione, posizione di lancio per Magagnotti in questa fase. Sarebbe poco sensato un arrivo allo sprint per i ragazzi della Forti e Veloci, che in teoria potrebbero permettersi un allungo nel finale ed evitare così l'incertezza di uno sprint, ma ci aspettavamo direi che il gioco di squadra iniziasse prima, invece siamo ormai negli ultimi 3 km di corsa e ancora non è avvenuto alcuno scatto. Ormai poco più di 2 km alla conclusione. Cambi ancora regolari, quindi non c'è gioco di squadra per il momento da parte dei due atleti della Forti e Veloci. Vedremo se nel finale qualcosa cambierà. Per il momento si procede tutti e quattro assieme: Baruzzi, Viero, Idrizzi e Magagnotti. Ancora un'altra rotonda in questa fase. Tutti atleti che hanno già vinto quest'anno. Sicuramente Magagnotti spicca con le sue 15 vittorie.
Paluzzi si prepara ad un eventuale arrivo allo sprint, cerca di guardare in faccia quelle che sono gli atleti e gli avversari. A questo punto si stringe gli scarpini, perché sarà una finale che ci apprestiamo a vivere in diretta con grandi emozioni. Si sta costruendo la tensione verso questo finale di corsa della 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana, con Magagnotti a fare l'andatura, dietro di lui Viero, quindi Idrizzi e Baruzzi in quarta posizione, portacolori della formazione di casa, Aspiratori, Otelli, Alchem, Karin, Baiocchi a chiudere il quartetto. In posizione di lancio Baruzzi lascia qualche metro, come quasi a voler partire, voler dare un allungo, ma niente. Questa fase, vedete, adesso ovviamente inizia la fase di studio, fin troppo hanno aspettato, direi, perché siamo ormai in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Qualche indicazione da parte dei direttori sportivi prima di questo finale di corsa, con, vedete, Baruzzi che lascia ancora qualche metro, marca stretto Magagnotti. Baruzzi, questo potrebbe eventualmente favorire Viero o Idrizzi, vedremo se sarà così. Ultime battute di corsa, sempre più intenso il finale quest'oggi, con, vedete, adesso che l'andatura cala notevolmente, quando stiamo uscendo dal centro abitato di Sarezzo. Ultime battute di corsa, ancora non ci sono scatti, ma adesso lo studio diventa importante. Diventa importantissimo lo studio. Vedete gli uomini della Forte e Veloci che si controllano alla grande. Adesso tentativo di allungo da parte di Drizzi, che sembra più voler lanciare lo sprint. Si entra nelle ultime battute di gara, ormai sarà un arrivo allo sprint a decidere la corsa. Drizzi in prima posizione, Magagnotti cerca di prendere lunga la volata in questa fase. A breve entreremo anche dalla telecamera fissa, seconda posizione per Baruzzi. Magagnotti è partito molto lungo, non sappiamo se cercherà di favorire eventualmente lo sprint della compagna di squadra. Terza posizione per Viero, si lotta per entrare in questa penultima curva con Baruzzi in prima posizione, Magagnotti in seconda. Eccoci dalle telecamere fisse con Baruzzi in testa, Magagnotti, Baruzzi, ed è Magagnotti che conquista il successo. Seconda posizione per Baruzzi, quindi niente da fare per l'atleta di casa, che si deve arrendere al successo, l'ennesimo, il 16esimo della stagione per quanto riguarda Magagnotti. Un finale che sapevamo doveva esplodere da un momento all'altro. Alla fine è stato un arrivo allo sprint, rischiosa la scelta degli atleti della Forte e Veloce, che però alla fine ha pagato con questa vittoria. Davvero bel successo da parte dei portacolori della Forte e Veloce, con Magagnotti che quindi è andato a cogliere questo importantissimo risultato. Riviviamo ancora una volta il finale, eccoci dalle immagini che ci mostrano proprio le ultime pedalate con Baruzzi che sapeva di dover entrare nelle prime posizioni in questi ultimi 150 metri, e poi dal rettilineo finale con Magagnotti che comunque è riuscito a superare Baruzzi proprio nell'epilogo di questa corsa. Ovviamente attendiamo anche l'arrivo del gruppo dei più immediati inseguitori, prima poi di ascoltare le interviste. Una vittoria importante, la numero 16 per Magagnotti, che quindi non ha bisogno sicuramente di presentazioni e che ancora una volta testimonia tutta la qualità del trofeo Tavana. Seconda posizione per Baruzzi, poi attendiamo ovviamente il podio, perché
ascolteremo le voci dei protagonisti, ma ovviamente dobbiamo prima completare la top 10. Abbiamo soltanto i primi 4 classificati che hanno tagliato il traguardo. Quindi situazione che a breve si concluderà con l'arrivo del gruppo dei 10 più immediati inseguitori, ma noi ancora una volta rivediamo questo finale con Magagnotti e Baruzzi che hanno lottato testa a testa per entrare davanti nelle ultime battute di corsa. Sono quelle due curve, una destra-sinistra molto tecnico, che poi portano in questo breve rettilineo in salita verso il traguardo. Gli ultimi 150 metri con Baruzzi che è uscito in testa nell'ultima curva, ma poi Magagnotti non ha esitato e lo ha rimontato proprio in vista del finale. Noi ovviamente attendiamo sempre l'epilogo del gruppo che era segnalato a 3 minuti prima, e quindi ancora dovremo attendere un po' prima della conclusione dei 10 più immediati inseguitori, e poi andremo ad ascoltare anche le interviste al termine ai protagonisti di questa splendida 46esima edizione del trofeo Tavana. Ed eccoci anche con le immagini del gruppo che si è rinfoltito notevolmente, quindi arriva anche il grosso del gruppo con un distacco superiore ai 3 minuti prima, dal quando il vincitore Magagnotti è andato a cogliere il successo. A breve avremo le interviste da parte di Silvano Dodella ai protagonisti, due atleti della Forte e Veloce, ma anche bravissimo Baruzzi, bravissimo Viero. E a breve le interviste. Le promesse sono diventate giuste. Sì, la prima sentita l'ho sentita un po' verso la fine, perché mi sembra di avere un peso in pancia. Dopo, vabbè, in discesa è andato via Baruzzi, Idrizzi, un mio compagno e Viero, e Okofer c'era anche. In discesa aveva preso 15 secondi più o meno, sono riusciti a tirarli lì giù. Ho rischiato tanto in discesa, però sono riuscito ad entrare. Dopo, vabbè, ci sono andati i cambi regolari fino all'arrivo, più o meno. E dopo la volata Baruzzi mi aveva infilato alla penultima curva, però dopo sono riuscito a ripassarlo via sul rettilineo d'arrivo. Dedica importante. La dedica va soprattutto a Claudio, che ci ha detto un po' come impostare la corsa all'inizio. Poi i miei compagni che hanno fatto la tappo dietro, e niente, contentissimo, e alla famiglia. Vieni pure, Baruzzi, è il tuo momento, un finale stagione alla grande, secondo gradino del podio. Sei felice o no? Sì, dai, sono felice, ho provato a infilarlo l'ultima curva, ma ripassato, ne aveva di più oggi. Non hai nulla da dire a questa corsa che avete dominato? Sì, è stata una corsa molto bella, anche perché su in cima al Trino ho attaccato in discesa, siamo andati via in 4 corridori e il gruppetto da 20 era tutto scremato. Dopo ci siamo dati i cambi e abbiamo preso il presidio che avevamo già un minuto, e alla fine ci siamo dati i cambi regolari e siamo arrivati. Dedica anche tu. La dedico al mio allenatore Ivan Terenghi e Saverio Resinelli e a Laura Telli, che ha organizzato questa stupenda gara. Grazie, allora andiamo a cercare il terzo gradino del podio, che è Idrizi. Cosa sei? Calmo, tranquillo? Sei contento? Un bel podio? Sono molto contento, anche perché non facevo risultati da un po' di tempo, quindi questo risultato è molto, cioè, un traguardo per me. È una bella classica questa. Sì, è una bella gara. L'anno scorso sono riuscito comunque a piazzarmi nei primi 10 e quest'anno sono riuscito ad arrivare sul podio. Complimenti, bravo. Grazie. Abbiamo ascoltato le interviste, quindi abbiamo ascoltato la voce dei protagonisti. Viviamo una volta l'arrivo, un arrivo che ha regalato grandi emozioni, e adesso cerchiamo anche di vedere magari prima della chiusura un podio con i primi 3 classificati affiancati. Abbiamo sentito le loro voci.
e davvero un bel successo quello di Magagnotti, vittoria numero 16 della stagione davanti a Baruzzi, l'atleta di casa, terza posizione per Idrizzi, quarto Viero, i quattro protagonisti. Quattro protagonisti di questa edizione numero 46 del Trofeo Tavana. Attendo informazioni se abbiamo altre interviste prima della chiusura, altrimenti vi daremo la buona giornata, la buona domenica e appuntamento domenica prossima con il piccolo giro di Lombardia, altra diretta firmata Tutto Bici Web Ciclismo Live. Questo è il podio con Magagnotti al 100, poi seconda posizione per Baruzzi, terza posizione per Idrizzi e il podio della 46esima edizione del trofeo Sergio Andrea Tavana. Vai vicino, Giussi. Che come vedete anche la signora Giussi, mai ragazzi, su bene, vai! Che affianca gli atleti festeggiare il ricordo di Sergio Andrea Tavana dopo 46 edizioni di questa grande classica del ciclismo riservato alla categoria allievi. Una grandissima classica per quanto riguarda questa categoria, località Sarezzo, gara in linea con un grande vincitore, 16 vittorie per Magagnotti, questo davvero dice, la dice lunga sulla qualità della, dei partecipanti. Un'immagine che ti regalano le telecamere in diretta prima poi della conclusione di questa nostra vita. Michele, ti stai complimentando col vincitore, guarda la telecamera là, con la signora Giussi avete fatto festa i primi tre. Sì, sì, è sempre una bella gara. La Giussi mi ha invitato a pranzo, ma io è irresistibile non vedere l'arrivo, allora sono venuto prima e così ho visto l'arrivo. È una bella gara perché le gare anche da allievo vanno fatte l'Odrino, le coste, con le salite lì loro. La signora Giussi ha scelto questo percorso, indovinato? È indovinato di sicuro, anche se non c'erano molti corridori, però ho visto che sono arrivati quasi tutti quelli. Signora Giussi, venga un momento per favore. Avere presente questi campioni è importante anche per lei. Certo che è prestigioso, è per quello che l'abbiamo portato. Ha fatto festa a questi ragazzi, si è complimentato. Ci sentiamo spesso, sì, è stato carino, è bello. È ancora nel suo DNA. La storia di Michele Lancelli la conoscono ormai tutti, è scritta su tutte le pagine del ciclismo. Complimenti Michele, complimenti. Grazie. Signora, io volevo dire che suo marito lo trovavo spesse volte in bicicletta quando si allenava e veniva sempre a farmi compagnia, così dopo purtroppo lui ne è mancato troppo presto. Grazie. Che testimonianze, che storie importanti queste, grazie a voi, grazie infinite. Salve. Grazie. Salve. Belli questi momenti di storia, di ricordo che ci porta Silvano Rodella dalla strada, dal traguardo di Sarezzo. E davvero una bella giornata di sport con il successo di Magagnotti, seconda posizione per Baruzzi, terzo Idrizzi, quarto Viero. A questo punto è davvero tutto, appuntamento a domenica prossima con il piccolo giro di Lombardia in diretta su Tutto Bici Web e Ciclismo Live.